Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo come di consueto con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione, ma soprattutto con l'aumento dei contagi che fa scattare la zona rossa per 3 comuni costieri della provincia di Teramo, Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi. Il presidente Marco Marsiglio ha infatti firmato l'ordinanza che farà scattare le restrizioni a partire dalla giornata di domani. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primante. Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi passano in zona rossa. La decisione è arrivata nel pomeriggio quando il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio ha firmato l'ordinanza che fa scattare da domani le restrizioni nei 3 comuni della costa teramana, già da giorni sotto osservazione per l'aumento dei contagi dovuti anche e soprattutto alla variante inglese del Covid-19. Contagi che mantengono un trend di crescita preoccupante soprattutto nelle aree costiere. I dati del bollettino regionale da questo punto di vista continuano a non essere confortanti, anzi i nuovi positivi sono 573 emersi dall'analisi di 8.584 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività complessivo è pari al 6,6%. Dopo il picco delle ore scorse c'è una lievissima flessione dei posti letto occupati in terapia intensiva, scendono infatti di 3 unità, ora a quota 82, ben oltre il 30% di occupazione dei posti, considerato già allarmante. Continuano ad aumentare invece i pazienti in area medica, più 4, ora a quota 638. In sostanziale equilibrio gli attualmente positivi, continuano i decessi. Quelli comunicati oggi dalle ASL sono 11 di età compresa, fra i 57 e gli 87 anni, la maggior parte dei quali appartenenti alla provincia di Chieti. I pazienti in sorveglianza domiciliare invece sono 12.320 e scendono di 16 unità. Primo decreto del Premier Mario Draghi, non molte differenze con le restrizioni imposte dal precedente governo, se non qualche limitazione in più per le zone rosse. Giuseppe Dintino. Firmato il primo DPCM dell'era Draghi. Sarà in vigore da sabato 6 marzo fino al 6 di aprile, Pasqua compresa. Rimangono le fasce di colore coi diversi livelli di restrizioni, che restano pressoché immutate. Il nuovo governo non sembra intraprendere alcun cambio di passo nella gestione del Covid. Fatta eccezione per le zone rosse, su cui arriva la stretta. Al massimo livello di restrizioni, infatti, saranno chiusi anche barbieri e parrucchieri, così come le scuole di ogni ordine e grado. Nelle zone arancioni e gialle, i presidenti di regione potranno comunque disporre la sospensione dell'attività scolastica. Nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti e nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti nell'arco di 7 giorni. Le visite a parenti e amici dirigendosi verso abitazioni private sono consentite una sola volta al giorno nel limite di 2 persone, ma non in zona rossa. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 ed è anche vietato uscire dalla propria regione, anche se questa dovesse trovarsi in zona bianca o gialla. Abbiamo parlato prima di Silvi che insieme a Pineto e Roseto degli Abruzzi tra qualche ora entreranno in zona rossa, mentre al centro commerciale Universo è stata allestita la postazione per vaccinare gli ultra ottantenni. Per ora l'iniziativa dura 2 giorni, ma lo spazio rimarrà allestito per 6 mesi. Anche a Silvi è partita la campagna vaccinale. Postazione allestita al centro commerciale Universo, dove in fila ci sono gli ultra ottantenni in attesa della somministrazione del vaccino Pfizer. Siamo partiti con 2 giornate, poi ne seguiranno sicuramente altre. Per oggi hanno risposto più di 650 cittadini ultra ottantenni. Avremo poi anche quelli domiciliati a casa, perché per le persone anziane che non riescono a deambulare. Però l'invito è quello di recarsi qui, perché l'organizzazione insomma è stata complessa e siamo fiduciosi che qui possiamo snellire e vaccinare tutta l'intera popolazione che ne farà richiesta. Ci sono delle tempistiche? Sì, le tempistiche sono che adesso ovviamente in questi 2 giorni sarà data priorità a chi si è segnato nella piattaforma regionale ultra ottantenni, successivamente ci saranno i soggetti fragili, le persone che fanno parte di alcune categorie protette e poi successivamente l'intera popolazione.
Tramite l'accettazione, gli operatori sanitari raccolgono l'anamnesi del paziente, così da verificare, in base alle patologie, se è idoneo al vaccino. Una volta giunta l'autorizzazione e somministrato il vaccino, il paziente sarà registrato sulla piattaforma nazionale di coloro che hanno ricevuto la prima dose. La somministrazione della seconda è prevista per il 26 di marzo. Sta andando benissimo, le persone anziane sono stupende, sono pure emozionate di fare questa vaccinazione, perché si sentono veramente come coloro che vengono salvati da questa cosa. Infatti noi stiamo dando tutto noi stessi come personale amministrativo, infermieristico, medico, perché siamo convinti che questa è la via di uscita per tutti. Nel corso dei controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza in provincia di Chieti per verificare le modalità di erogazione dei fondi statali noti come buoni spesa e la regolarità delle domande per accedere al sostegno della liquidità delle famiglie durante la pandemia, sono state comminate 13 sanzioni per indebita percezione del contributo statale in mancanza dei previsti requisiti reddituali o patrimoniali. Nell'ultimo bimestre la Guardia di Finanza di Chieti ha controllato oltre 3.200 esercizi commerciali e aziende, sanzionando 6 titolari di attività con relativa proposta di chiusura. È stata disposta la chiusura provvisoria di 2 esercizi commerciali che operavano in assenza delle misure di prevenzione. Le Fiamme Gialle hanno reso noto che procedono le attività di prevenzione e contrasto in materia di lotta al carovita e per la sicurezza economica dei prodotti, per prevenire ingiustificati rialzi dei prezzi di vendita dei dispositivi di protezione e per l'igiene, ma anche di verificarne gli standard di qualità previsti. Cambiamo argomento adesso. L'accordo tra rappresentanti sindacali e Betafans chiude il tavolo istituzionale della vertenza promosso dall'assessore alle politiche del lavoro della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale. L'azienda ha confermato da un lato la volontà di attuare il contratto di solidarietà di 12 mesi e dall'altro la possibilità di integrare la perdita di salario per i lavoratori in solidarietà. Contratto di solidarietà per 12 mesi con l'impegno da parte dell'azienda di integrare economicamente ad ogni lavoratore la perdita salariale. L'accordo tra rappresentanti sindacali e Betafans chiude il tavolo istituzionale sulla vertenza dello stabilimento di Tortoreto. La proposta di integrare la perdita di salario in particolare ha trovato il favore dei sindacati, che si dicono così ampiamente soddisfatti. L'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale ringrazia tutte le parti in gioco, dall'azienda ai sindacati, che dice hanno mostrato responsabilità e senso pratico evitando il licenziamento di 146 lavoratori. Una trattativa lunga, durata diverse settimane, ma sicuramente un epilogo positivo e importante per tutto il territorio, perché un'azienda così importante rimane nella nostra provincia. Voglio ricordare che a luglio questa azienda aveva intenzione di delocalizzare il sito in Polonia, poi io mi sono insediato a fine ottobre, in cui appunto ho avuto la delega alle politiche del lavoro, e c'era il tavolo nazionale perché la competenza è del Ministero, ma anche lì purtroppo non si era raggiunto l'accordo ed è saltato il tavolo. Dopodiché io ho contattato direttamente i vertici dell'azienda, ho iniziato una nuova trattativa e devo dire che sono molto felice, perché come dicevo ho avuto un epilogo positivo. Voglio ringraziare logicamente i sindacati, che anche loro hanno fatto un duro lavoro, ma anche i lavoratori. Al termine dei 12 mesi di contratto di solidarietà, l'azienda potrà far partire la ristrutturazione, prevedendo la cassa integrazione straordinaria per 24 mesi, situazione però di cui si parlerà il prossimo anno. Continua l'ondata di vandalismo senza precedenti a Piazza Sant'Anna a Teramo, e questo nonostante il cancello fatto sistemare dal comune che delimita la zona archeologica più nascosta, dove dilaga spaccio e alcol. Alcuni sconosciuti, forse per vendetta, hanno rotto le grandi vetrate che proteggono la Domus Romana. Tania Bonnici Castelli. Non tutti hanno gradito il nuovo cancello fatto sistemare dall'amministrazione comunale di Teramo, che di notte chiuderà una porzione dell'area archeologica di Piazza Sant'Anna. Negli ultimi tempi questa zona, particolarmente nascosta, era diventata centro di spaccio cittadino e di vandalismi senza precedenti. E se da una parte il cancello è stato criticato perché paragonato concettualmente ad un muro che limita e vieta, i residenti al contrario plaudono all'iniziativa. Ma i vandali non si danno per vinti, anzi si vendicano e rompono a sassate 2 enormi vetrate che delimitano la Domus Romana. Come
pensate di poter arginare questa ondata di vandalismo, soprattutto in questa zona, in questa piazza Sant'Anna? Sicuramente questo di limitare questo spazio in ore notturne era un percorso per cercare di dissuadere da venire qui in ore notturne e fare di tutto. Onestamente è un problema difficile da affrontare perché ha radici profonde nelle famiglie che oggi sono un po' disgregate, c'è poca attenzione verso i ragazzi, soprattutto sono ragazzi minorenni, quindi ci dovrebbe essere maggiore attenzione delle famiglie, però è un problema reale, difficile veramente da affrontare perché dovrebbe essere tutta la società, le amministrazioni, le famiglie insieme dovrebbero seguire un percorso per cercare di rieducare un pochettino i comportamenti civili di questi ragazzi. Devo dire che i ragazzi che oggi stanno vivendo un momento difficilissimo, forse sono quelli che pagano il pedaggio maggiore per questa pandemia. L'enorme e impattante struttura di ferro e vetro che copre la Domus Romana di Piazza Sant'Anna, fatta oggetto di continui vandalismi, non è più ritenuta idonea dall'attuale amministrazione comunale, che intende rimuoverla, raddoppiando così lo spazio calpestabile della piazza. Questa amministrazione sicuramente porterà avanti un'idea progettuale di lentamente di rimozione di questa struttura, che è molto impattante per quanto riguarda l'armonia di questa piazza così gradevole, così segreta. Se si vede dall'alto questo contenitore, è grande due volte la piazza, quindi sicuramente va ripensata. L'opportunità del Recovery Fund e della nuova gestione della sovrintendenza ci danno la speranza che qualcosa potrà essere modificato, spero a breve. Il 3 marzo di ogni anno si celebra nel mondo il World Hearing Day, la giornata mondiale dell'udito, istituita per richiamare i governi mondiali sull'importanza appunto dell'udito. Dall'Abruzzo è partita una lunga diretta streaming, Hear at On, che riunisce i massimi esperti dell'udito. Oltre ai dibattiti previsti anche consulti in diretta con gli specialisti per dare la possibilità ai cittadini di chiarire dubbi sulla salute dell'udito. Inoltre è stato presentato il rapporto mondiale dell'OMS, che presenta un appello globale all'azione per affrontare la perdita dell'udito e le malattie dell'orecchio nel corso della vita. Quasi 2 miliardi e mezzo di persone in tutto il mondo, una persona su quattro, avrà problemi di udito entro il 2050. Almeno 700 milioni di loro avranno bisogno delle cure e della riabilitazione. A lanciare il monito, il primo rapporto mondiale sull'udito pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, in occasione del World Hearing Day, la giornata mondiale dell'udito che ricorre oggi, a cui partecipa anche Pescara. E oggi, in contemporanea con oltre 100 paesi, ci sarà il lancio del rapporto mondiale sull'udito. Noi che abbiamo seguito l'elaborazione di questo documento possiamo dire che veramente forse da oggi ci sarà un cambiamento epocale, perché questo rapporto contiene delle linee guida unitarie e soprattutto contiene una precisa indicazione ai governi degli stati membri ad intervenire, ad agire, a fare qualcosa. La mancanza di informazioni accurate ed atteggiamenti stigmatizzanti nei confronti delle malattie dell'orecchio e della perdita dell'udito spesso limitano le persone all'accesso alle cure, dice il rapporto dell'OMS, e anche tra gli operatori sanitari c'è spesso una carenza di conoscenze sulla prevenzione. Per questo manifestazioni come quella odierna, che si tiene in streaming a causa della pandemia, sono necessarie per continuare l'opera di sensibilizzazione verso la popolazione. L'OMS ci chiede di celebrare questa giornata per accrescere la consapevolezza su un senso così importante, troppo spesso trascurato. Specie in questo momento il lockdown, le mascherine, il distanziamento sociale hanno aggravato la condizione di isolamento di chi soffre di problemi di udito. Immaginate le difficoltà nella didattica a distanza, nel telelavoro, ma anche nei contatti affettivi, immaginiamo i nostri anziani. L'Italia fa da capofila, è stata tra l'altro premiata, unica in Europa, dall'OMS con un piccolo sostegno simbolico che sta a testimoniare la volontà e la bontà dei nostri progetti all'interno del panorama mondiale. Per cui da Pescara, capitale dell'udito, parte questo grido d'allarme: attenzione, l'udito è un senso importante, e questo nostro interessamento, questo nostro impegno valica i confini nazionali, arriva appunto da Ginevra in tutto il mondo.
Il centrosinistra pescarese torna ad attaccare la giunta Masci sulla pista ciclabile realizzata ed ora cancellata alla Pineta di Pescara. I consiglieri d'opposizione chiedono chiarezza sui soldi spesi e sulle responsabilità. Prendono a prestito il gioco dell'oca, nel quale si può tornare sempre alla casella di partenza per raccontare quanto accaduto con la pista ciclabile della Pineta di Pescara. Il centrosinistra, capitanato dal consigliere regionale ed ex vice sindaco del capoluogo adriatico Antonio Blasioli, torna ad attaccare la giunta Masci sulla pista ciclabile della Pineta, errata e poi cancellata con un nuovo asfalto dopo l'ammissione dell'errore da parte di Palazzo di Città. Siamo una città fantastica, spendiamo 250.000 euro per realizzare un raccordo di piste ciclabili tra l'università e la riviera, quindi realizzando una pista ciclabile in sede protetta come voleva il centrosinistra nel suo progetto approvato su Viale della Pineta, spendiamo 250.000 euro con tanti atti, in alcuni casi anche mancanti in questo lavoro, per tornare alla parte iniziale, un gioco dell'oca che pagano i cittadini di Pescara, in cui la giunta e il sindaco Masci scelgono e prendono la casella 58, cioè torna al punto di partenza. Uno sbaglio costato circa 30.000 euro nella prima variante, come si legge dalla ricostruzione documentale fatta dal centrosinistra, cui vanno aggiunte le altre somme, racconta Blasioli, per la riparazione dell'asfalto, del quale però mancherebbe l'atto autorizzativo. Non l'ha voluto il RUP, non l'ha voluto il direttore dei lavori, non l'ha voluto la giunta. L'unico atto che ormai dobbiamo ritenere sia un atto tipico della nuova amministrazione di Pescara è l'annuncio sui social ubi et orbi da parte del sindaco di Pescara. Può configurare un danno erariale per questa opera? Guardi, io sono abituato, diciamo, a fare le mie rimostranze da un punto di vista politico, ma è del tutto evidente che questa procedura va vista fino alla fine. Anche le promesse non saranno soldi spesi da Pantalone, cioè dai cittadini di Pescara, noi li vogliamo vedere negli atti. Ad oggi chi ha modificato quei lavori e li ha riportati nella situazione iniziale non si sa, non c'è nessun atto. Chi li pagherà? Se li pagherà il progettista, che tra l'altro ha l'unica colpa di aver fatto quello che la Lega e Masci gli hanno chiesto, sarà un altro danno ai danni della città. Adesso apriamo la pagina di sport, partiamo ovviamente dalla Serie B perché un gol di Odgaard in pieno recupero consente al Pescara di espugnare Cittadella e di tornare a vincere una partita a distanza di 2 mesi. I biancazzurri agganciano l'Ascoli e si portano a meno 4 dalla zona playout. Si riaccendono le speranze di una rincorsa salvezza che resta comunque molto difficile. Con la prima rete in biancazzurro di Odgaard segnata al 93esimo, il Pescara espugna il tombolato di Cittadella e continua a sperare nella salvezza. Vittoria meritata per il Delfino, che si è anche visto annullare nel finale un gol sembrato regolare e che ha dimostrato di essere più vivo che mai. Nella seconda partita in 4 giorni Grassadonia cambia qualcosa rispetto al match con il Lecce, mandando in campo dall'inizio Balzano, Giannetti e Maestro. La squadra di Venturato con l'ex Castrati in porta risponde con il 4-3-1-2. Buon avvio di gara per il Delfino, che al 14esimo arriva ad un soffio dal vantaggio con il colpo di testa di Giannetti che manda la sfera sull'esterno della rete. Appare ben messa in campo la squadra abruzzese, che preme anche senza scoprirsi, facendo vedere qualcosa in più dei padroni di casa. Alla mezz'ora si infortuna Antonio Balzano, che viene sostituito da Bellanova. Passano 2 minuti e si vede la prima conclusione in porta dei Veneti con Tavernelli, che impegna Fiorillo nella parata a terra. Aumenta la spinta della squadra di Venturato con i biancazzurri ora costretti ad arretrare. Sul finire di tempo al 45esimo locali pericolosi ancora con Ogunseye, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo mette di testa di poco al lato. Nella ripresa parte in avanti il Cittadella, anche se di emozioni neanche a parlarne. Al 18esimo doppio cambio per il Pescara con Grassadonia, che spedisce sul terreno di gioco Memusciai e Macin per Busellato e Maestro, entrambi ammoniti. In campo però non accade nulla, con le due squadre piuttosto statiche e prive di idee. Partita bloccata che potrebbe sbloccare
bloccarsi solo con un episodio. Il Delfino conferma il mal d'attacco non riuscendo ad impensierire Castrati. Nel finale c'è spazio anche per Capone e Bocchetti che entrano al posto di Giannetti e Drudi con il gioco che continua però a latitare. A sorpresa al 43esimo i biancazzurri trovano però il gol del vantaggio con il cross di Masciangelo e l'autorete di Donnarumma su tocco di Odegaard, ma il direttore di gara sardo annulla fra lo stupore generale per un fallo del danese che nessuno vede. Si resta così sullo 0-0 con il Pescara che schiuma rabbia e che poi rischia sul capovolgimento di fronte con la respinta miracolosa di Fiorillo, ma i biancazzurri non ci stanno e al 47esimo arriva il gol splendido proprio dell'ex Lugano Odegaard che su perfetto cross di Scognamiglio di testa supera Castrati regalando alla sua squadra 3 punti vitali per restare aggrappati alla salvezza. Scendiamo in Serie C, l'assenza per squalifica di Francesco Bombaggi apre spiragli di rientro nella formazione titolare del Teramo per il centrocampista Domenico Mungo che manca dalla trasferta di Palermo nella quale si era infortunato riportando una distrazione al collaterale del ginocchio destro. Mungo, calabrese d'origine, ora a disposizione in vista del match di domenica alle 15 al Bonolis contro il Catanzaro, molto importante in ottica griglia playoff. Sicuramente noi un po' più esperti potevamo fare o dare un po' di più come sempre, tanto alla fine tra virgolette le colpe sono quasi sempre, non diciamo nostre, ma quasi. Però diciamo che in tutti i campionati ci sono sempre i bassi e non saprei dire, cioè, alla fine è sempre il lavoro quello che conta. Noi ci alleniamo sempre per dare il massimo e per vincere, provare a vincere tutte le partite. Poi ci sono anche gli avversari e non riusciamo sempre a vincere. E quindi col lavoro ne siamo usciti e dobbiamo continuare adesso e ci siamo tornati a vincere e dobbiamo continuare su questa dove siamo arrivati. Sì, no, sicuramente a prescindere dal Catanzaro, una partita come le altre, i punti sono 3 come tutte le altre partite, comunque sì, ci tengo a rientrare in forma il prima possibile e di far bene il prima possibile perché ci abbiamo bisogno tutti sia di far punti sia di fare bene. Sono una squadra forte e come tutte le altre partite, come ripeto sempre, dobbiamo cercare di, anche perché siamo in casa, di fare più punti possibili perché per arrivare nella miglior posizione ai playoff, perché poi alla fine conta tanto la posizione. Non ho mai finito un campionato senza far gol e non vorrei fare quest'anno finire un campionato senza aver segnato. E quindi sicuramente devo fare di tutto il possibile per aiutare la squadra e per provare a fare gol. Sicuramente ci sono squadre tanto attrezzate sopra di noi e sotto di noi. Io sinceramente, lo dico con tanta sincerità, alla fine del campionato se arriviamo sesti sono contento, perché oltre che facciamo le prime 2 partite in casa, se le passiamo e abbiamo una posizione in casa favorevole per le 2 prime partite che sono quelle che a scontro diretto passeresti con 2 risultati su 3. Andiamo in Serie D perché oggi erano in programma 4 recuperi delle giornate precedenti e 2 vedevano impegnate squadre di casa nostra. Vittoria in trasferta del Giulianova contro l'Agnonese, pareggio invece interno per il Notaresco contro il Tolentino. Negli altri 2 match il Matese supera l'Atletico Porto Sant'Elpidio mentre cade rovinosamente in casa la Recanatese contro l'Aprilia. Vediamo la classifica dunque di queste 8 squadre con il Notaresco che sale a quota 39 punti e invece il Giulianova pur non abbandonando il terzultimo posto ma stacca nettamente i rivali odierni dell'Agnonese e appunto l'Atletico Porto Sant'Elpidio che cade in trasferta contro il Matese. Noi ci andiamo a vedere i 2 servizi partendo dal successo del Civitelle dei giallorossi di Bitetto e poi il pareggio interno tra Notaresco e Tolentino.
Al Civitelle l'Olimpia Agnonese perde 2-3 contro il Giulianova nel recupero della nona giornata del girone d'andata. Match fallito per i Granata, che ora devono scalare davvero una montagna altissima per provare ad agganciare la zona playout. Il Giulianova sale a quota 13 e può sperare almeno negli spareggi per non retrocedere. Andiamo con la cronaca al sesto. Il primo spunto del match è per i Granata. Abercon di prima Perzosa, progressione del numero 10, sinistro troppo schiacciato. Ottavo, palla al limite per Abercon, l'attaccante argentino si gira velocemente, conclusione al lato. Padroni di casa propositivi, il 4-3-3 impostato da mister Di Rosa vede Di Lollo, faro del centrocampo, con Peić e Tankulic mezzali. 23esimo spunto di Sosa che taglia il campo e serve nello spazio Abercon, beccato però in offside. Giulianova compassato, gli ospiti si fanno vedere al 26esimo piazzato dal limite di De Cerchio, Caputo allunga in corner. Al 27esimo spunto di Barlafante, il 10 Giuliese entra in area di rigore, contatto con Da Costa per Jacoponi di Pistoia e penalty dal dischetto va Cesario che spiazza Caputo per l'1-0. 31esimo subito chance per il pareggio piazzato di Di Lollo, palla con il contagiri per Abercon che in tuffo si divora il punto del pareggio. Calcio di punizione poi per i giallorossi al 36esimo, Cesario cerca il bis, ottima conclusione deviata in corner dalla barriera. Al 41esimo l'ultima chance del primo tempo, protesta Lagnone, cross di Da Costa, Caso chiude di testa, rimpallo sul compagno di squadra Danna, senza tocco di braccio per il direttore di gara. Finisce il primo tempo, nella ripresa cambio per l'Agnonese, fuori Da Costa, dentro Barbato, prima sostituzione per i locali e al primo arriva subito il pareggio. Il neo entrato Barbato calcia dalla distanza, la sfera si impenna, Abercon prende posizione e in rovesciata in sacca alle spalle di Mora. Nel replay andiamo a vedere il bellissimo gesto tecnico dell'attaccante argentino. Il momento è propizio al sesto, bellissima azione dei bianchi, cross di Alfarano, non arriva Sosa, sul secondo palo c'è Vespa. Cross, deviazione con il braccio di Tipaldi, calcio di rigore, molto ingenuo il classe 2003 Giuliese. Dal dischetto Sosa incrocia e porta avanti i suoi. Sembra la giornata giusta per l'Olimpia Agnonese, ma corre subito ai ripari mister Bitetto, fuori il mediano Modic, al suo posto l'attaccante Paudice. La scelta si rivelerà decisiva. 25esimo, gli abruzzesi dopo aver accusato il colpo si organizzano e trovano il pari. Fallo laterale lungo, Barlafante scappa sulla destra, assist per Paudice che tiene botta e insacca alle spalle di Caputo il 2-2. 30esimo e clamorosa l'occasione per l'Olimpia Agnonese, lancio lungo, Abercon allunga di testa per Sosa, tutto solo l'attaccante argentino si invola verso la porta ospite ma ci pensa troppo e si fa chiudere da Mora. Cambio anche per l'Agnonese, entra Amaia al ritorno dopo l'esperienza nella passata stagione al posto esattamente di Tankulic. 36esimo, la legge del calcio è spietata, De Cerchio si inserisce alle spalle dei mediani, assist comodo per Paudice che non sbaglia e con un tocco d'esterno fa 3-2. L'Olimpia Agnonese abbassa la testa alla ricerca del pareggio. 38esimo, azione concitata in area abruzzese, Sosa riesce a calciare senza imprimere forza. 41esimo, a testa bassa e granata, cross di Alfarano, testa di Sosa, sfera alta. Nel finale al 48esimo sul filo dei secondi, palla dentro, Mora esce male, Vespa al centro, Amaia incrocia, il difensore Caso del Giulianova salva sulla linea e dunque blinda il successo per il Giulianova. Dunque altra sconfitta per l'Olimpia Agnonese. Domenica prossima al Civitelle arriva il Castelnuovo Vomano. Segna X al Savini nel recupero della 13esima di andata, un pari che accontenta e lascia l'amaro in bocca a tutte le due squadre. Gli ospiti perché portano a casa un punto prezioso ma hanno assaporato il gusto del successo. Il notaresco al contrario perché l'ha pareggiata dopo che i marchigiani l'avevano ribaltata, con i rossoblù che però hanno letteralmente dominato la prima frazione creando occasioni a grappoli e riuscendone a sfruttarle solo una. Rossoblù e Cremisi allungano comunque la propria serie positiva, 9 per i padroni di casa
con 5 vittorie e 4 pari, 4 per gli ospiti con 3 successi ed un pareggio. Maglia titolare di nuovo per Olcese e capitan Speranza del Notaresco, che recupera per la panchina Blando. Sul fronte opposto mister Mosconi preferisce Governali a Dupuy in porta ed affida l'attacco a Cicconetti e Severini, viste le assenze di Ruci e Padovani infortunati. L'altro ex di giornata, Minella, si accomoda in panchina. La squadra di mister Epifani ha un ottimo approccio all'incontro e dal settimo passa. Palumbo, particolarmente ispirato, recupera la palla e l'appoggia a Banegas. Assist con il contagiri per Olcese, il cui diagonale si insacca dopo un bacino al palo. 1-0 e prima rete rossoblu per l'attaccante argentino. I padroni di casa controllano senza correre pericoli, anche se i marchigiani si fanno apprezzare per una manovra ben organizzata. Passano alcuni minuti prima di segnare occasioni sul taccuino. Al 35esimo è un superlativo intervento di Governali a negare la gioia della marcatura a frulla. E lo stesso estremo ospite si ripete sulla battuta di Olcese due giri di lancette più tardi. Notaresco che non sfrutta a dovere neanche un rilancio errato da parte dello stesso portiere, qualche secondo più tardi, con Palumbo che non riesce a calibrare correttamente. La prima frazione è un monologo da parte degli uomini del presidente Di Giovanni, che al 40esimo con Marchionni non riescono ancora una volta a sfruttare un disimpegno di Governali, conclusione alta. Ma la palla gol più clamorosa arriva in chiusura di tempo, nel corso del primo ed unico minuto di recupero, quando sugli sviluppi di una punizione la sponda di Gallo favorisce l'inserimento di Palumbo. Una sorta di rigore in movimento per il numero 77, che però non trova lo specchio della porta. Con il montaggio da parte di Fabio Fedeli passiamo al secondo tempo, dove si assiste a tutta un'altra partita. Rossoblù gelati al terzo dal pari, quasi inaspettato del Tolentino, alla prima sortita offensiva. Tutto nasce da una rimessa laterale lunga, in area il tocco decisivo di Laborì, che così come l'anno passato segna al Savini. Indecisione della retroguardia di casa, orfana di capitan Speranza, toccato duro dalla fine della prima frazione. La squadra di Epifani è colpita da un punto di vista mentale, anche se al sesto i cremisi restano in 10. Il fallo a centrocampo di Tizzi viene punito con il secondo giallo dal fischietto calabrese, episodio che però invece di galvanizzare il Notaresco finisce per esaltare gli ospiti. Al 21esimo Tortelli mette i brividi ai presenti con un colpo di testa che finisce fuori di poco, mentre al 27esimo il neentrato Minella con il classico gol dell'ex ribalta il punteggio con un tocco ravvicinato dopo il tentativo di Zrancheon. L'ingresso in campo di Cancelli porta un po' di verve ai padroni di casa, che al 39esimo trovano la parità con un vero e proprio gioiello balistico di Banegas, punizione dai 25 metri che si infila sotto la traversa non lasciando scampo a Governali. E sfiorano il tris sempre con Banegas, neanche un minuto più tardi, con palla che lambisce il palo alla sinistra di Governali. Forcing finale del Notaresco, ma il punteggio non muta più ed alla fine è 2-2 con un punto per parte. Prima di chiudere, una notizia triste, perché nella giornata di oggi è venuto a mancare un amico e collega di TV6, Carmelo Grasso, professionista dell'informazione, impegnato nel quotidiano lavoro di valorizzazione delle genuinità e delle prelibatezze dell'enogastronomia abruzzese. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra redazione e dell'editore Quintino Pallante. E con questa notizia si chiude l'edizione del nostro telegiornale. Prima di chiudere io vi ricordo che questa sera alle 21.30 appuntamento con Pallavolé, la rubrica curata e condotta da Sergio Zappalorto, per analizzare tutto quanto è successo nel mondo della pallavolo abruzzese. Il TG6 invece torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.